gruppo Orogel il Fresco abbiamo aderito alla cooperativa Opera, che gestisce oggi attualmente 18 aziende, dove siamo partiti già oggi nella fase di commercializzazione con una previsione di produzione di oltre 2 milioni di quintali di prodotto, soprattutto legata al ragionamento della grande distribuzione italiana, ma soprattutto in un mercato europeo e una grande espansione per paesi anche nuovi. Oggi, oltre alla Germania e ai paesi vicini, fra l'altro giovedì il primo container che partirà anche per la Libia, quindi mercati diversi, più impegnativi, ma che ci permettono di dare dei risultati significativi per il nostro mondo della produzione. È un progetto nato per tentare di rivitalizzare uno dei patrimoni più preziosi dell'Emilia Romagna, che è la produzione di pere. L'Emilia Romagna è la cura della produzione di pere nazionale da sempre. Circa il 75% della nostra produzione italiana è proprio in Emilia Romagna, in una piccola parte dell'Emilia Romagna, e qui cresce il 90% della Abate, che è la pera regina in tutto il mondo. Quindi è un'occasione eccezionale per mettere insieme le forze degli agricoltori, delle loro organizzazioni, tra le quali ovviamente Orogel, che è diventata fin dall'inizio uno dei fondatori, uno dei promotori di questo progetto. Quindi come è strutturato il progetto? Ma è un progetto che si basa sull'aggregazione, sul difficilissimo passaggio dall'io, dall'individualismo, al noi, dal lavorare insieme, al operare insieme, a cooperare per l'appunto, perché è ovvio che in un prodotto di larga diffusione come la frutta, l'aggregazione dell'offerta è sicuramente uno strumento imprescindibile per avere una rilevanza maggiore sul mercato. Abbiamo appena cominciato, però abbiamo già i primi risultati. Siamo pieni di fiducia, la strada è lunga e in salita, però forse per questo ci dovremo impegnare, ci impegneremo, ci stiamo impegnando e anche molto divertendo di più di quello che si può prevedere. Penso che ce la faremo. L'impulso a Orogel Fresco anche da parte di un'azienda, una realtà importante del comparto. Quindi i laboratori di Vitroplant sono in grado di ottimizzare nuove scelte varietali. Con Vitroplant cerchiamo di stare sempre all'avanguardia, cerchiamo di portare a casa quello che c'è di novità sul mercato, cercare di avere per i nostri agricoltori dei prodotti della frutta di qualità nuova che possa essere sul mercato interessante. Poi ci dividiamo anche su cose diverse, si sta lavorando sul nocciolo, c'è molta richiesta di nocciolo, quindi stiamo lavorando molto su quello. Poi ci sono i piccoli frutti di bosco, anche quelli cominciano ad avere un mercato interessante. Pensiamo che sul nocciolo, per esempio, anche le nostre zone possano essere evocate, quindi poter aiutare gli agricoltori che vedo in questo periodo stanno tagliando pesche a volontà, visto l'andamento del mercato che si ripete, che come dicevo prima, potrebbe essere una cosa, un diversivo, un qualcosa per cambiare le produzioni, per portarci a casa qualcosa di diverso, qualcosa di innovativo e speriamo anche remunerativo. Biologico, produzione integrata, certificati importanti come il Global Gap, comunque Orogel Fresco può contare su tutta una serie di sicurezze. Sì, noi con i nostri tecnici cerchiamo di mantenere tutte le certificazioni che abbiamo ottenuto con molto lavoro e molto impegno dei nostri tecnici, che abbiamo dei tecnici specializzati su questa cosa e sulle certificazioni ci crediamo in pieno. A oggi la cooperativa è al 100% prodotto integrato, se non biologico.